Buongiorno a tutti, desidero fare pervenire a tutti la mia parola di incoraggiamento e di sostegno in questo momento di emergenza che ci sta colpendo in tutta Italia. Il governo ci ha dato delle indicazioni ed è bene che le strutture ecclesiali, come anche ci uniamo a tutta la popolazione della nostra diocesi, sia incoraggiata a mettere in atto tutte queste misure che vogliono proteggere tutti noi. Le attività ecclesiali si svolgeranno solitamente in maniera abbastanza normale, tranne appunto quegli assembramenti che si possono creare con celebrazioni particolarmente affollate. Quindi eviteremo solo le grandi celebrazioni affollate, mentre rimarranno tali e quali le celebrazioni sia feriali che festive delle sante messe e delle altre pratiche. Ci occuperemo in tutte le chiese di curare particolarmente l'igiene. Affiggeremo quello che ci ha dato le misure della salute che ci ha dato il governo e poi veramente terremo tutto in maniera il più possibile igienizzato e pulito. Tutta la catechesi dei fanciulli e la catechesi degli adulti, solitamente se non ci sono ambienti troppo piccoli e troppo stretti potrà continuarsi, ma se troppi bambini, troppi ragazzi si debbono mettere vicini in una stanza piccola è meglio sospenderla o cambiare queste attività, sostituirle con altri tipi di attività fatte o all'aperto, laddove è possibile, in chiesa, nelle chiese grandi, stando a distanza debita, facendo anche delle passeggiate, invitando cioè i ragazzi ad apprezzare per esempio appunto la natura, che è un dono di Dio. E comunque chiedo che i parroci e i catechisti stiano vicini attraverso i social, possono essere vicini più che settimanalmente, direi forse più volte alla settimana, con messaggi, con preghiere, stiano vicini a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi della catechesi, sia per informarsi come stanno, sia per fare sentire la nostra vicinanza, sia per pregare insieme, sia per rivolgerci al Signore affinché possiamo essere il più possibile protetti da questo malanno che stiamo vivendo tutti insieme. E infine desidero esprimere il mio sostegno a tutte le forze dell'ordine e soprattutto agli operatori sanitari che sono particolarmente sotto pressione in questo tempo, ribadendo a tutti la nostra piena disponibilità. Dunque a tutti voglio augurare pace e serenità e davvero rivolgerci al Signore affinché attraverso la sua morte e la sua risurrezione sia sempre come ha voluto essere, propizio a tutti noi e vicino a tutti noi nella sua infinita misericordia. Tanti saluti e buona giornata a tutti.